Ma questa evocazione riguarda un boss che si sarebbe pentito, come si suol dire. E tuttavia la semplice evocazione del cognome Maiale suscita ancora timore, terrore. E questo è un fatto da approfondire e lo approfondiremo. Si vede chiaramente dalle immagini di videosorveglianza che essi hanno aggredito, avendo ricevuto un rifiuto, le vittime. E questo ci deve far riflettere perché, diciamo, il coraggio suscitato dall'indignazione è una cosa importante, spiegabile. Il coraggio che invece è legato al recupero di dignità assoluta della persona umana è qualcosa di ancora più nobile, che io non ho visto frequentemente spiegarsi qui nella provincia di Salerno da parte degli imprenditori. Io sollecito ancora una volta gli imprenditori, vittime di azioni estorsive analoghe, perché ci sono. Noi non solo abbiamo sentore, ma abbiamo anche notizia che stiamo coltivando attentamente. Sarebbe veramente un peccato se noi si riuscisse, come credo riusciremo, a venire a capo di episodi analoghi senza la collaborazione delle vittime. Sicuramente l'episodio che oggi abbiamo, insomma, che si è portato a conclusione è un episodio grave, quello del tentativo di estorsione. Soprattutto, e il grave sta anche nell'evocare un nome che nel tempo è fin troppo ben conosciuto nella Piana del Sele. Quindi anche da lì il fatto di evocare un nome che intimorisce spinge qualcuno, anche qualche imprenditore, a potersi piegare alla volontà anche della delinquenza. Ora, la cosa importante, il messaggio che deve passare, è proprio quello della collaborazione con le forze di polizia e con la magistratura. Solo in questo modo riusciamo a dare delle risposte veramente efficaci.